Il mio angelo si rivelò essere la sorella della ragazza del fratello del mio amico. Nota tecnica irrilevante, ma doverosa. Dato il notevole ritardo, stipati alla meglio tra scie e racchette, ci avviammo subito di gran carriera alla corriera, che avrebbe dovuto trasportarci sugli agognati campi innevati. Dopo alcuni minuti di percorso forsennato, attraverso umide strade deserte, raggiungemmo l'automezzo brulicante di variopinti gitanti domenicali, urlanti e gesticolanti in maniera inverosimile. Il parossismo giunse al massimo quando il pesante, stracarico veicolo si mosse, non senza una certa fatica, e partì, abbandonando ben presto le strade urbane per imboccare la statale montana. Nel babelico caos formato da canti alpini paurosamente stonati, radio e mangiadischi a tutto volume, risate ed esclamazioni sguaiate, cercavo, stordito e indolente, lo sguardo di lei. Incredibilmente, nonostante l'enorme confusione, lei riusciva ancora a sonnecchiare con la testa appoggiata graziosamente a un finestrino. Giusto, un angelo non poteva avere nulla a che spartire con questo mondo. Dopo un'ora di tragitto, la corriera si fermò, su proposta di alcuni della comitiva, per una colazione al bar. Io volli scendere solo un istante per una boccata d'aria, ma ben presto il freddo pungente e ancor più il fatto che l'angelo non si vedeva mi fecero risalire all'interno del mezzo. Stava scrivendo col dito sul grande vetro posteriore appannato. Non so come trovai il coraggio di farlo, perché la sua sola vista mi paralizzava. Ma eroicamente mi avvicinai e scrissi con finta disinvoltura il mio nome accanto al suo. Si voltò, fissandomi senza interesse. Aveva gli occhi di un azzurro intenso e glaciale. Mi sentii mancare. Attraverso un alone di nebbia, la vidi alzare la sua delicata manina, cancellare il suo nome e andarsene con un sorriso inesorabilmente indifferente. Fallimento. Il mio gesto non l'aveva per nulla impressionata, come m'ero invece aspettato. Deluso e avvilito, ritornai al mio posto sconfitto, mentre tutti ritornavano e il viaggio riprendeva. Sconfitto, ma non rassegnato. Mi riproposi di ritentare in un momento più opportuno e di cambiare strategia, mostrandomi meno spavaldo. Chissà, forse le piacevano i timidi e gli insicuri. In quel caso non avrei dovuto nemmeno sforzarmi troppo. Dovetti ricredermi quando la vidi ballare e cantare insieme alla sorella e ai più scalmanati della compagnia. Più osservavo quegli atteggiamenti esuberanti e sfrontati, più la malia che mi avvinceva a lei e il suo fascino ai miei occhi aumentavano di conseguenza. Non c'era dubbio, la ragazzina doveva possedere un carattere e una personalità oltremodo interessanti. Arrivati a destinazione, un mio pietoso tentativo di rimanere con lei e altri del gruppo che non avrebbero sciato fu repentinamente fugato dal mio amico che con uno sguardo esplicito mi dissuase dall'offenderlo, abbandonandolo in quel modo. A malincuore, dovetti così sobbarcarmi un'intera giornata sciistica corredata abbondantemente, vuoi per la mia assoluta inesperienza, vuoi per i miei pensieri evidentemente rivolti altrove, di rovinose cadute. Ma alla sera, con le ossa rotte, distrutto dalla fatica e ammaccato in ogni dove, alla sera mi attendeva il giusto premio, il viaggio di ritorno insieme a lei.